Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro amico Lippi2200. Siamo qui oggi su European War 4 Napoleon. Ci giochiamo la campagna perché inizia la serie sui Total War. Il prossimo che faremo è Total War 2, che lo faremo a casa di un amico se tutto va bene. Se no, ne inizieremo un altro. Allora, se non sbaglio, dobbiamo sconfiggere. You must defend your motherland and drive those intruders away. Imagine Napoleon will join your force. Quindi dovremo sconfiggere gli spagnoli e gli inglesi. Va bene, questo qua è il nostro esercito. Allora, io direi, prima di tutto, affondiamo questa nave spagnola. Il prossimo, se tutto va bene, ragazzi, inizieremo Napoleon. Eh sì, scusate, Napoleon Total War. Volevo dire. Com'è che. Non mi ricordo il nome, scusate. Volevo dire. Ah sì, Rome Total War 2. Lo inizieremo più avanti, ragazzi, se tutto va bene. Avanzano anche gli spagnoli a rompere le balle. Allora. Prima di tutto, affondate questa nave inglese, ok, e adesso concentrate il fuoco sull'altra. Poi, cercate questi spagnoli, bene così. Allora, e inizierei a portare l'artiglieria, la porterei in queste zone qua, così almeno iniziamo a rompere le balle a qualche piccolo inglesino. Però gli spagnoli non si muovono, anzi muovono le retrovie e non mi stanno dando fastidio. Ok, queste truppe qua le metterei a supporto di un eventuale attacco spagnolo da qui. Inizierei a portarmi queste artiglierie il più vicino possibile a Marsiglia, in modo tale da poter prendere cannonate le navi spagnole. Dai, che forse ho fatto una cazzata, bene. Ok, per ora i fanti spagnoli muovono la loro cavalleria. Bene, bene. Fa male, però resistiamo. Portiamo questa nave qua. Però c'è anche loro una cannona lunga gittata, quindi devo sperare che non mi buttano giù la mia. Ok, abbiamo fatto piuttosto male. Ok. La loro nave si è ritirata, noi li mandiamo contro la nostra e diciamo gli spara di tutto quello contro quello che abbiamo. Mettiamo la nostra qua. Eccola, affondata. Poi ci portiamo la nostra artiglieria da campo vicina e iniziamo a prendere cannonate e iniziamo ad attaccare la loro capitale. Immaginavo. Tanto che qua si prendono la cannonata, facciamo intervenire la nostra artiglieria, la nostra cavalleria. Qua abbiamo la sola Corsica, quindi il nave non può andare da nessun'altra parte. Allora, no, ho sbagliato. Continua. Ok, però abbiamo fatto male alle loro porte, quello che mi interessa. Ah, che male che ci hanno fatto. Tanto gli spagnoli si stanno avvicinando, eh. Ragazzi, sto cercando di occupare la capitale così
Il loro esercito si indebolisce di parecchio. Però dai, che però la loro artiglieria da campo è quasi caduta. Vabbè, immaginavo che l'avrebbero fatto prima o poi gli spagnoli. Adesso la pagheranno col sangue. Ah, però è vero che la fanteria è una cosa da cavallo. Però e gli spagnoli perdono la loro cavalleria. Buono. Agli inglesi li facciamo perdere la capitale. Adesso noi tiriamo con la nostra artiglieria da campo per dare un po' fastidio. E anche. Grande, bello! Poi, allora, gli inglesi hanno perso anche la loro artiglieria pesante. Allora, faccio ritornare la cavalleria lì. E direi che ragazzi per questo episodio è tutto. Se il video di oggi ragazzi vi è piaciuto, votate, commentate, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!